Vi avvicinatevi al Dio tramite la parola, tramite la fede, e lo Spirito Santo vi illuminerà. Alleluia! Alleluia! Vi libererà da ogni oscurità. È così, perché questo mondo è pieno di oscurità. Questo mondo sta andando verso una fine. Ascoltate, questo mondo sta andando verso un declino irreversibile. Ma quando questo mondo finirà, ci sarà un regno di gloria eterna. Ci sarà un regno che Dio ha preparato per i suoi fedeli, per i suoi figli, per coloro che credono in Lui. Alleluia! Ecco perché noi siamo qui a predicare il Vangelo di Gesù Cristo. Alleluia! La nostra salvezza della nostra anima. Amen! La buona notizia, che c'è speranza per quelli che credono. Cercate! Dobbiamo scegliere la verità. Amen! Se vogliamo la vita eterna o la morte eterna, ma sempre eterni rimaniamo. Solo che qua decidiamo, e tramite di me vuoi avere la vita eterna. Gloria a Gesù! Vi rendete conto che oggi è la salvezza? Che questo mondo in un attimo tutto può finire, in un attimo tutto può cambiare. Il mondo ci delude, gli amici ci deludono. Perché? Perché? Perché ci vuole Gesù Cristo. Gesù Cristo può essere il tuo miglior amico. Amen. Gesù Cristo vuole essere il tuo miglior amico. Gesù Cristo vuole essere il tuo eroe, il tuo salvatore. Non quelli che si vedono nei film. La gente va cercando gli eroi nei film. Ah, è uscito un bel film, andiamo al cinema. E poi finisce tutto là. Torni a casa, il mondo ti crolla addosso e torni nella realtà, nella tua vita. Ma Gesù Cristo è il vero eroe. Salve il mondo, chi crede in Lui ha vita eterna. La vita eterna? Cosa significa vita eterna? Alleluia. Vita eterna significa avere Gesù Cristo. Gesù Cristo ti lava con il suo sangue da ogni peccato che hai commesso. E anche se dici che tu non hai peccato, ti dico che tutti gli uomini hanno peccato e non sono degni della gloria di Dio. Questa è la verità. Accettare Gesù Cristo, perché Lui ritornerà.